abbiamo la maglieria intima. Partita questa mattina con l'apertura dei banchi intorno alle 11, la Fiera di San Bartolomeo, che per tre giorni, dal 24 al 26 di agosto, vedrà la zona del lungomare della Sassonia trasformarsi in un grande mercato, a disposizione sia di turisti a fine vacanza che di locali in cerca della immancabile novità dell'anno o di qualche buon affare per abbigliamento o oggettistica per la casa. È un'opportunità di attività commerciale che intanto dà movimento a tutti i ristoratori, i bar che sono qui intorno e anche le altre attività commerciali, insomma, perché le persone girano, anche gli ultimi turisti prima di andarsene magari vedono l'oggetto che gli può interessare, può piacere, oppure magari finite le vacanze gli viene in mente anche qualcosa che gli serve all'ultimo minuto, quindi, ed è anche punto di rivitalizzazione per questi ultimi giorni che si sta scemando la stagione turistica. Poi un'altra novità che abbiamo quest'anno della fiera e che sarà pronta nel pomeriggio è sotto la tenso struttura di Sassonia un angolo per i bambini, una fiera per i bambini dove potranno esporre i loro giochi, uno scambio, un baratto di beni di modico valore, però per allietare anche i bambini queste giornate che spero sia di bel tempo. Gli oltre 230 espositori dislocati principalmente tra Viale Adriatico, Via Dante e Traverse offriranno ai visitatori ogni genere possibile di mercanzia per la gioia di tutti, grandi e piccini. Ma alla gioia di taluni non corrisponde proprio quella di altri, come albergatori, che si trovano lungo il percorso che per voce di Luciano Cecchini lamentano di sentirsi come sotto assedio della fiera. Anche a questo proposito, e per avere più spazio espositivo, l'amministrazione sta pensando per l'anno prossimo ad un nuovo percorso che arrivi fino al nuovo ponte sul canale. Una delle opzioni è quella di arrivare almeno fino al ponte nuovo, quindi allungando un po' il percorso e magari cercando di liberare i due o tre alberghi che c'è alla Sassonia, tipo il Marina, il Burivage, l'Angela e poi cosa c'è. Questo è l'intento e questa è la richiesta fatta dagli albergatori.